Amici del Bardo, è notizia di poco fa che la WWE ha confermato che Crown Jewel si svolgerà regolarmente nella data stabilita in Arabia Saudita. La conferma è arrivata durante la diffusione periodica del bilancio della compagnia, che è una cosa che avviene circa ogni 3 mesi. E all'interno di questa nota c'era appunto un paragrafo relativo alla questione. Io ce l'ho qua sotto mano in inglese, adesso ve ne dico il significante traducendolo e adattandolo in real time. Sostanzialmente cosa ha scritto la WWE? Ha scritto che lei opera nel Medio Oriente ormai da circa 20 anni e in tutto questo lasso di tempo ha creato una fan base numerosa e affezionata. Certo, non sottostima il crimine efferato commesso nel consolato dell'Arabia Saudita ad Istanbul e per questo ha riflettuto pesantemente sul cosa fare. E alla fine ha optato per onorare i contratti firmati e dunque Crown Jewel si svolgerà come da programma il 2 novembre a Riyadh. La WWE fa anche notare che altre compagnie con base statunitense non hanno interrotto i loro rapporti con il governo saudita e dunque lei, di fronte alle varie opzioni, ha preferito selezionare quella che porterà comunque lì lo show, che verrà pertanto messo in scena per come calendarizzato. E questa credo che, salvo sorprese dell'ultimo momento, sia l'ultima parola. Se avete seguito i video delle mie news degli ultimi giorni, peraltro, beh, sotto sotto era anche l'opzione più probabile. Io non ho mai creduto ai rumors sparsi in giro per internet, mi sono sempre sembrati un po' degli abbocchi nel tentativo di creare news e visibilità su qualcosa di probabilistico, di possibile, ma che francamente era molto discutibile a livello di business. La WWE pensa sempre al business prima di tutto, così ha fatto anche questa volta. La scelta eticamente è discutibile? Beh, credo che per molti di voi lo possa essere. Quindi, se volete commentarla, di Taroventi, qua sotto nei commenti c'è spazio per tutti. L'unica moneta che vi chiedo di pagare è quella dell'educazione, di modo che le vostre tesi abbiano ancora più forza. Quindi adesso la palla passa nel vostro campo.